Proposta strategica all'offerta privata della legislazione. Stanno emergendo sempre più chiaramente i guasti dell'immediatezza, illimitatezza del potere politico prodotta dal positivismo giuridico. Questi guasti sono la pressione fiscale insostenibile crescente, burocrazia oppressiva, crisi dell'euro e dei debiti pubblici, crisi economica, sperpero di denaro pubblico, la casta, le dimensioni e le funzioni dello Stato insostenibili e crescenti, eccetera, eccetera. Purtroppo però questi effetti continuano ad essere visti come cause. E la soluzione viene cercata rimanendo all'interno della stessa idea filosofica di legge che ha prodotto quegli effetti e quei problemi. Quindi si continua a rimanere nella gabbia mentale in cui siamo stati rinchiusi dallo Stato moderno. Birindelli avanza una proposta strategica per risolvere non gli effetti, ma proprio il problema sorgente, che è il positivismo giuridico, sul quale si regge il totalitarismo soffice delle contemporanee democrazie totalitarie. È lo stesso positivismo giuridico, quindi la stessa idea filosofica astratta di legge, su cui si reggeva anche il ruvido fascismo, il nazismo e il comunismo. La proposta che propone, che illustra Birindelli, è quella di una strategia per passare gradualmente, spontaneamente e pacificamente da un sistema politico in cui è la legge fiat a derivare dall'autorità a un altro invece dove è l'autorità a derivare dalla legge. Quindi da un sistema, quello attuale, dove la legge è la legge fiat, è lo strumento funzionale ad una continua espansione dello Stato e dei suoi privilegi, a un altro sistema dove la legge con la L maiuscola è una barriera a questa espansione e a questi privilegi. La proposta strategica di Birindelli ha molti vantaggi, è immediatamente applicabile all'interno dell'attuale quadro istituzionale e normativo. Infatti non mira a sostituire il positivismo giuridico dall'alto, ma a rivolgerlo contro se stesso. È una proposta realistica perché non presuppone una classe politica e un elettorato diversi da quelli che ci sono, e cioè diversi, non diversi da quelli che sono stati prodotti da generazioni di positivismo giuridico. E poi è una proposta che non costa, denaro pubblico, nemmeno un centesimo. Birindelli torna sul problema sorgente, cioè le stesse elite intellettuali vedono solo gli effetti del positivismo giuridico ma non la causa. Per esempio, nel caso delle leggi ad personam fatte dalla classe politica a beneficio di se stessa o degli interessi di gruppi di pressione ad essa collegati, le elite intellettuali si indignano per queste leggi ad personam, ma non si indignano minimamente per il fatto che sia stato possibile farle legalmente, cioè che c'è la possibilità di farle attraverso proprio la legge, cioè la legge fiat, il positivismo giuridico, che è il tipo filosofico di legge imposto dalla nostra Costituzione, che è considerata la più bella del mondo. Infatti oggi la legge è il positivismo giuridico, cioè quei provvedimenti particolari e burocraticamente corretti decisi da chi detiene il potere politico. Sono strumenti di potere, è lo strumento del potere, che non ha limiti di principio, quindi è un potere politico illimitato, da qui il nome democrazie totalitarie, in quanto una maggioranza sufficientemente forte può fare quello che vuole e i cittadini sono costantemente esposti alla volontà arbitraria di chi detiene il potere politico. L'altra idea filosofica di legge, contrapposta alla legge fiat, come sappiamo, è il principio astratto, cioè la regola generale di comportamento individuale valida per tutti allo stesso modo, è la legge con la L maiuscola, cioè il limite al potere. Purtroppo il positivismo giuridico, la legge fiat, ha creato una situazione di Stato senza legge, dove il potere politico è limitato, quindi è un totalitarismo. Questo perché potere politico e potere legislativo sono stati messi nelle mani delle stesse assemblee. Il problema sorgente consiste proprio nel separare il potere politico da quello legislativo. Il potere politico, quello di approvare misure particolari, deve essere sottoposto a quello legislativo, che è il potere di scoprire, custodire e difendere la legge con la L maiuscola. Dunque Birindelli ribadisce che il problema sorgente è l'idea astratta di legge e quindi il positivismo giuridico. La proposta di Birindelli è l'offerta privata della legislazione, che ha i seguenti obiettivi: ripristinare il potere legislativo, separarlo da quello politico e sottoporre il potere politico al potere legislativo. Oggi questi obiettivi non possono essere realisticamente conseguiti per via istituzionale, perché quelli che oggi detengono il potere politico non possono avere l'incentivo a mettersi d'accordo per fare una rivoluzione istituzionale che
riduca il loro potere, che attualmente è un potere di fatto illimitato. La proposta di Birindelli invece è di tipo semi-istituzionale. Birindelli propone che alle elezioni si presenti anche una forza politica non totalitaria, cioè schierata contro il positivismo giuridico e a difesa della sovranità della legge con la L maiuscola. Forza politica che oggi è inesistente e che, anche se esistesse, avrebbe un consenso irrisorio oggi. Comunque chiamiamo questa forza politica movimento politico non totalitario. Immaginiamo che si presenti alle elezioni con il suo programma politico e due documenti, la lista delle società di consulenza e la lista delle leggi. La lista delle società di consulenza è un elenco di organizzazioni private arbitrariamente selezionate da questo movimento politico non totalitario. Sono organizzazioni private, formate da network di studiosi di livello internazionale che il movimento politico non totalitario ha selezionato arbitrariamente, in base a criteri come per esempio la statura internazionale di questi studiosi, che gli studiosi non abbiano mai ricoperto incarichi pubblici e che abbiano una compatibilità culturale con i valori del movimento politico non totalitario. Invece la lista delle leggi è un primo parziale elenco di leggi, sempre con la L maiuscola, e quindi regole generali negative di comportamento individuale valide per tutti allo stesso modo. La lista delle leggi non può includere i diritti positivi, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, perché questi diritti si riferiscono a situazioni desiderate, ma non sono regole generali, né sono regole negative di comportamento individuale. Le regole negative sono quelle che dicono solo ciò che uno non può fare e quindi non sono leggi. Questo primo elenco di leggi è necessariamente parziale e incompleto, si comporrebbe di pochi principi, quelli il cui restauro è arbitrariamente ritenuto più urgente dal movimento politico non totalitario. Poi eventualmente potrà essere esteso per le elezioni successive. La lista delle leggi contiene dei principi talmente semplici da essere comprensibili a tutti. Adesso Birindelli immagina e chiama con il termine generico Mario un privato cittadino, oppure un gruppo di privati cittadini, oppure un'organizzazione come un'azienda, un'associazione, che però non può essere un'agenzia o un'organizzazione pubblica. Quando il movimento politico non totalitario si presenta alle elezioni, si rivolge a Mario con questo programma politico. Il movimento politico non totalitario si impegna a difendere i principi contenuti nella lista delle leggi e se tu, Mario, ritieni che una qualsiasi norma dello Stato italiano violi uno o più principi della lista delle leggi, puoi sottoporre il caso a una società di consulenza di quelle della lista delle società di consulenza a tua scelta e a tue spese. Il prezzo di mercato non è basso, non sarà basso, perciò ti incoraggiamo a unirti ad altri individui o imprese nella tua stessa situazione e dovresti essere moltissimi a soffrire dello stesso problema, così potrete dividere il costo del servizio della società di consulenza. Questa società di consulenza da te scelta filtrerà arbitrariamente i casi che le vengono sottoposti e le sue decisioni saranno insindacabili. Se il caso che tu sottoponi non passa il filtro, ti verrebbero restituiti i soldi e finirebbe lì. Quindi non riceveresti alcuna penalità. E lo stesso se passassi il filtro, ma la società di consulenza che hai scelto dovesse ritenere che non ci siano violazioni ai principi inclusi nella lista delle leggi. Allora anche in questo caso il denaro versato, la storia finirebbe lì, anche se il denaro versato in realtà non ti verrebbe restituito. Se invece la società di consulenza da te scelta effettivamente ritiene che sia stata violata una o più leggi incluse nella lista delle leggi, allora produrrebbe uno studio approfondito con la spiegazione della valutazione del caso e indicata in dettaglio la soluzione del problema, per esempio l'abolizione o la modifica della norma dello Stato italiano che ha violato la lista delle leggi. Inoltre la società di consulenza specificherebbe la data entro la quale questo suo suggerimento deve essere adottato, cioè per esempio l'abolizione di una norma dello Stato. Nei limiti in cui il movimento politico non totalitario abbia la maggioranza in Parlamento, eseguirà ciecamente le istruzioni contenute nello studio della società di consulenza e rispetterà i vincoli temporali indicati nello studio.
La misura della credibilità del movimento politico non totalitario sta nell'eseguire e nel rispettare anche i tempi e nell'eseguire le istruzioni ricevute appunto dalle società di consulenze in merito alle abolizioni di norme o alle modifiche di norme che vanno contro la lista delle leggi.